Carissimi cittadini, manca poco ormai alla fine di questo anno 2014 e mi sembra cosa giusta far arrivare a tutti voi attraverso Guardavalle Online i miei più calorosi auguri di un nuovo anno ricco di soddisfazioni e di obiettivi importanti anche da parte della Giunta e del Consiglio Comunale nella sua interezza. Abbiamo trascorso un anno difficile per tutti, ad ogni livello, con una crisi mondiale che ha toccato anche la nostra nazione, la nostra regione e la nostra comunità, che nonostante le problematiche quotidiane ha saputo reagire con l'umiltà che ci contraddistingue, cercando di tentare di superare questo trend negativo che ha bloccato ogni desiderio programmato da ognuno di noi e non realizzato per mancanza di opportunità, mettendo da parte quel vittimismo che ha contraddistinto per molti anni il Sud in generale, facendoci catalogare dalla gente del Nord come assistenzialisti e vagabondi. Ho notato in voi, cari cittadini, in questo anno che sta per concludersi, quella determinazione e quella voglia di riscatto a questa situazione negativa, con i vostri comportamenti, la vostra sensibilità e la vostra delicatezza che ha aiutato anche l'amministrazione comunale a governare meglio. Il mio saluto istituzionale, oltre che mi dà la possibilità di augurarvi i migliori auguri per questo anno che sta per arrivare, mi serve anche per ringraziare ancora una volta Guardavalle Online per questa occasione che riesce attraverso la sua importanza a farci entrare nelle case e soprattutto a dirvi un attimino il lavoro che questa amministrazione ha fatto in questo anno. Certo, raccontarvi tutti gli atti amministrativi è impossibile farlo perché il lavoro è stato notevole, ma vi metterò a conoscenza divisi per settori le cose che secondo me, secondo noi amministratori sono stati quelli di una certa importanza, di una certa valenza. Voglio iniziare con l'aspetto finanziario, dove cercherò di farvi capire il grande lavoro che è stato fatto dagli uffici preposti e dai responsabili finanziari, con gli assessori Antonio Scolere e Peppe Caristo, che hanno messo passione e professionalità per poter raggiungere gli obiettivi odierni. Con riferimento all'aspetto finanziario, per l'anno 2014 bisogna sottolineare il ritorno alla normalità dei documenti contabili, dopo che per due anni non è stato fatto nulla se non dichiarare il dissesto finanziario. È stato annullato il dissesto, sono stati approvati tutti i documenti previsti dalla normativa nei termini di legge, non è stata utilizzata l'anticipazione di tesoreria, ma soprattutto bisogna sottolineare l'attività di risanamento dell'ente tramite l'adozione del piano di riequilibrio. Piano di riequilibrio che è stato rimodulato nel corso del 2014 per ben due volte, a causa di interventi migliorativi nei conti dell'ente, sia in termini di equilibri di bilancio che in termini di cassa. Inoltre, speriamo e confidiamo di chiudere il piano nei prossimi 2-3 anni con notevole anticipo rispetto ai 10 previsti dall'articolo 243 bis del testo unico degli enti locali. Piano di riequilibrio che, nonostante tutte le difficoltà, ha portato l'ente al pagamento di tutte le forniture di beni e servizi al 30 novembre del 2014 che risultano liquidate. Ma l'aspetto più importante dell'annullamento del dissesto e della successiva adozione del piano di riequilibrio riguarda la ripercussione sui tributi comunali. Grazie proprio all'annullamento del dissesto ed ad un'attenta politica di riduzione delle spese che l'ente ha potuto nel corso dell'anno 2014 iniziare a programmare una progressiva riduzione dei tributi comunali. Con riferimento alla TARI del 2014,
tassa sui rifiuti, si registra una riduzione rispetto all'anno del 2013 di una cifra che va dai 40 euro per le famiglie o nuclei familiari composti da due persone fino ai 80-90 euro per le famiglie composte da 5 persone. Io qua ho anche messo l'esempio mio personale, sono una famiglia con un nucleo di 5 persone. L'anno scorso, per quanto riguarda la Tari, ho pagato 436 euro, quest'anno 365 euro. C'è un po' di confusione perché la gente non ha capito perché l'anno scorso è stato pagato in due tranche, il primo a conto e poi con l'F24. E quindi molti hanno pensato che l'anno scorso si è pagato di più, però basta andare a vedere questo per capire che effettivamente questo risparmio c'è stato, poco ma c'è stato. Inoltre, per le attività economiche quali bar, pizzerie, ristoranti, è stata prevista nel regolamento comunale la riduzione del 50% dei tributi, che ha portato quindi ad un notevole risparmio per l'anno 2014. Ricordiamo che queste categorie sono state quelle più penalizzate dal passaggio da TARSU, che si pagava solo sui metri quadrati, e TARES TARI, che ricomprende oltre i metri quadrati anche la categoria economica dell'attività. Quindi queste attività hanno veramente notato abbastanza anche in modo positivo questa riduzione del 50%. Un piccolo risultato che speriamo sia possibile migliorare nel corso del 2015 con l'attivazione della raccolta differenziata, che dovrebbe portare, oltre alla riduzione del costo del servizio con conseguente risparmio per i cittadini, anche ad una sensibilizzazione delle famiglie in termini di rispetto dell'ambiente e di pulizia del paese. E su questo aspetto noi stiamo già distribuendo i contenitori, i tasselli per quanto riguarda il discorso della differenziata. Partiremo a gennaio, abbiamo già pronta l'isola ecologica. Adesso spetta a noi, cari cittadini, iniziare di migliorare il nostro ambiente, la nostra vivibilità. Nel momento in cui si partirà con la differenziata, scompariranno i cassonetti, scompariranno le sporcizie che sono sul territorio, però dobbiamo diventare noi cittadini modello, dobbiamo far diventare Guardavalle come un'isola felice, perché lo possiamo fare, abbiamo le caratteristiche, abbiamo le qualità. La differenziata significa andare ad abbattere dei costi, la differenziata significa andare a risparmiare l'ente. Se l'ente risparmia il costo della gestione, risparmieremo anche noi cittadini perché pagheremo di meno. Siamo già tutti pronti, chi non ha ancora ritirato i contenitori della differenziata può venire in comune il lunedì e il venerdì, sia in marina e sia nel centro capoluogo, quindi già tanta gente lo ha fatto. Vi invito a farlo in questi giorni di festa. Altro aspetto importante per quanto riguarda sui tributi comunali riguarda la TASI, che è la tassa sui servizi indivisibili, quale l'illuminazione pubblica e la manutenzione dei beni comunali. Mentre la maggior parte dei comuni italiani, compresi molti comuni del comprensorio, hanno applicato le aliquote massime, che sono del 2,5 per 1000 sulle prime case e dello 0,8 per 1000 sulle seconde case, che erano le aliquote da applicare per il nostro comune se non si adottava l'annullamento del dissesto comunale. Il comune di Guardavalle ha applicato l'aliquota dell'1 per 1000 solo sulle prime case, in sostituzione e compensazione delle mini IMU non pagate per l'anno 2014, mentre nulla è stato pagato per le seconde case, quindi un risparmio notevolissimo. Per quanto riguarda invece l'aspetto finanziario, vorrei infine ricordare la delibera di Consiglio Comunale numero 9 del 28 aprile del 2014, con la quale sono state approvate le nuove tariffe relative agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione, che prevedono una riduzione di oltre il 60% rispetto a quelle dell'anno 2012-2013. E la delibera del Consiglio Comunale numero 10, sempre del 28 aprile del 2014,
con la quale sono stati ridotti tutti i diritti di segreteria fino al 50%. Questo è un lavoro fatto veramente importante da parte degli assessori Scoleri e Caristo, da parte del ragioniere Randò, da parte di Rosalba Montepaone, da parte del tutto lo staff che io voglio ringraziare. Un lavoro veramente importante che ha ridotto notevolmente le tasse, mentre negli altri comuni le tasse vengono aumentate, Guardavalle non è e va in controtendenza. Nonostante le difficoltà economiche, nonostante il piano di risanamento economico che stiamo attivando dopo l'annullamento del dissesto comunale, stiamo cercando di garantire, e lo stiamo facendo direi con una buona sufficienza, i servizi essenziali. Quindi riusciamo a garantire tutto quell'aspetto importante che può garantire a una comunità importante come la nostra quella situazione di tranquillità e serenità. Adesso parliamo un po' dei lavori pubblici. I lavori pubblici dovrebbero essere quelle opere in grado di migliorare l'aspetto di ogni comunità attraverso progetti predisposti dall'amministrazione comunale per poi essere inoltrati agli enti superiori per avere questi finanziamenti. Spesse volte quando si ottiene un finanziamento non riesci ad ottenere il consenso unanime della gente, ma bisogna anche evidenziare che molte volte sei costretto a sviluppare tale progetto perché il bando ti chiede la realizzazione o lo sviluppo di quella determinata cosa. Noi su questo aspetto dei lavori pubblici abbiamo fatto veramente tante cose positive. E voglio iniziare proprio da due finanziamenti che finalmente siamo riusciti ad portare a termine, e parlo dei due finanziamenti PISL. Uno è Lungomare di Guardavalle Marina, che appunto è quel intervento di riqualificazione e valorizzazione di quell'area naturalistica che praticamente va da dopo il portico. Noi abbiamo già fatto la gara i primi mesi del 2014, abbiamo la ditta che ha vinto quella gara è stata la ditta Baglioni di Lamezia Terme. Nel momento in cui dovevamo consegnare i lavori alla ditta c'è stato un intoppo burocratico, e poi parlerò un po' di questa burocrazia, intoppo burocratico che praticamente la Regione Calabria ci aveva chiesto una valutazione di incidenza ambientale in un vinca, così per essere chiari. Noi abbiamo iniziato a fare tutte le procedure burocratiche il 5 di giugno 2014, finalmente il 22 di dicembre 2014, quindi dopo 6 mesi, siamo riusciti a concludere questa penosa vicenda burocratica e finalmente noi con l'inizio del 2015, come ritorna il responsabile dell'ufficio tecnico, predisporremo il tutto per fare la consegna dei lavori, e mi auguro veramente che per l'estate riusciremo ad avere questa area molto bella che adesso state vedendo attraverso la planimetria di tutta quell'area. Quindi un'area ricca di verde, un'area che viene realizzato un parco giochi per bambini, viene realizzato un campo di calcetto in sintetico 60 metri per 40 con l'illuminazione, con lo spogliatoio, viene fatta un'area parcheggi, viene sistemata la strada, viene illuminata tutta quell'area. E quindi diciamo che andiamo veramente a creare quell'area incantevole che abbiamo accanto alle dune, e quindi servirà poi per i nostri ragazzi, per i giovani, per i meno giovani, per poter recarsi su questo spazio naturale che abbiamo a Guardavalle Marina per poter passare qualche ora di svago. Accanto a questa area che verrà sviluppata abbiamo avuto un altro finanziamento di 40.000 euro sempre per quanto riguarda fondi europei con il GAG, che praticamente è una valorizzazione dell'area costiera. Quindi andremo a continuare
quell'area che vi ho appena descritto, fino quasi ad arrivare alla struttura del camping di Faro Punta Stilo. Quindi anche qua ci sarà un percorso trekking. Insomma, andremo a migliorare tutta quell'area. Mi auguro e io sono convinto, anche per la serietà della ditta, che questi lavori per luglio-agosto saranno pronti e quindi daremo veramente una visibilità diversa al nostro territorio. Abbiamo l'altro PISDL, Piazza Carmine, finanziamento ricevuto il 7 di maggio 2014 di 615 mila euro. La gara è già stata pubblicata, quindi scade il 22 di gennaio 2015, e quindi invito tutte le ditte di andare a vedersi il bando. È pubblicato sul BUR, è pubblicato su tutte le testate importanti per dare visibilità a tutti per poter accedere e partecipare a questa gara. Anche qua, come vedete dalla planimetria, verrà fatto un lavoro eccellente, perché verrà fatta la pavimentazione di Piazza Carne, servizi, sottoservizi, illuminazione verde, quindi sarà pavimentata davanti alla Chiesa del Carmine. Ci sarà pure la pavimentazione di tutto il percorso che fa la processione di tutte le nostre feste, quindi la via Regina Margherita, arriverà poi a via Marconi, salirà e arriverà alla piazzale della Chiesa Matrice, che dovrà anche questa pavimentata e sistemata. Quindi iniziamo anche a pensare con questi finanziamenti al centro storico, e quindi abbiamo finalmente anche concluso questa situazione da maggio a dicembre, quindi anche qua non 6 mesi, 5 mesi, e su questo aspetto voglio soffermarmi un attimino sul discorso del nostro Premier Renzi, che dice che bisogna tagliare il discorso della burocrazia. Non è possibile, per avere una certificazione, un documento da parte degli enti preposti, che ci siano tempi così lunghi, 6 mesi, 5 mesi, perché poi alla fine non puoi dare risposta tu come cittadino di ogni comunità ai tuoi cittadini. Quindi spero che questo venga fatto, soprattutto anche con la nuova giunta regionale, con Mario Oliverio, andare proprio a estirpare queste lentezze burocratiche, perché noi abbiamo bisogno di dare delle risposte alla gente. Allora, abbiamo anche fatto diversi altri lavori. Abbiamo la strada Pirito Bufali, un finanziamento di 150 mila euro. I lavori sono già quasi conclusi, devono fare solo la bitumazione. Abbiamo lavorato. Allora, per quanto riguarda questi lavori della Pirito Bufali, siccome qualcuno ha visto che ha polemicizzato sul discorso della circonvallazione a sud, là sono stati la ditta Tedesco, che sta là già lavorando, e devo anche ringraziarla, ha già fatto il lavoro a metà, perché ha fatto le gabbionature, perché era una zona franosa. Adesso aspettiamo un attimino che il terreno si depositi, si sistemi un attimino, e poi verrà bitumata anche la circonvallazione sud. Quindi questione di giorni. Con l'anno nuovo questa problematica, che dura ormai da decenni, sarà risolta in modo definitivo. Abbiamo lavorato anche molto sull'acquisizione di immobili dello Stato che sono passati al patrimonio comunale. Noi avevamo tantissime strutture, tantissime immobili che nonostante di appartenenza comunale non facevano parte del patrimonio comunale. Parlo del centro anziani di Guardavalle Marina, della palazzina dove c'è l'oratorio, della chiesa stessa, che non facevano parte di proprietà di immobili del comune. Abbiamo quindi sistemato anche l'ex municipio, la strada del Carmine, Piazza Carmine, l'asilo, l'ex asilo mai utilizzato, iniziato e mai finito, l'asilo nido sempre in Piazza Carmine, l'ex depuratore di Guardavalle Marina, il mattatoio, l'asilo di Via Roma. Sono tutte quelle strutture che in teoria sono del comune, ma però sulla carta non era del comune. Quindi se vai alla ricerca di finanziamento, se la proprietà non è comunale, non puoi predisporre le pratiche per avere il finanziamento. Questo per fare l'esempio in che situazione stiamo anche lavorando. E quindi voglio fare anche i ringraziamenti a tutti i dipendenti comunali per l'impegno che ci stanno mettendo per riuscire a superare anche questa fase critica, anche come organizzazione amministrativa. Lo stiamo facendo con sacrificio, e di questo li voglio ringraziare.
Abbiamo lavorato anche con l'acquisizione demaniale anche attraverso il federalismo demaniale, appunto attivato dallo Stato. Noi siamo riusciti ad portare a patrimonio del Comune la struttura, quelle case popolari in via Antonio Giordano, 8 appartamenti, zona campo, così definita, sempre in via Antonio Giordano. E noi su quella struttura abbiamo anche fatto richiesta su un bando con fondi regionali di 500.000 euro per andare ad abbellire tutta quell'area, compreso il ripristino di quelle 8 strutture, per poi poterli o vendere oppure darli fare un bando e darli alla famiglia bisognose. Abbiamo un altro appartamento che è là nella zona Spinzi, vicino praticamente via Antonio Giordano, dove c'è la falegnameria Geracitano. Quelle serie di case, anche case popolari, ce le siamo acquisiti noi come comune. Anche là vediamo, stiamo valutando se dobbiamo venderlo o meno. Quindi, un grande lavoro anche su questo aspetto organizzativo. Abbiamo partecipato al bando per quanto riguarda l'autorità di bacino della Regione Calabria, per quanto riguarda le aree a rischio idrogeologico. Abbiamo presentato una scheda di 1 milione d'euro per quanto riguarda le zone alte di Guarda Valle Centro. Siamo stati inseriti nell'elenco dei comuni aventi diritto. Aspettiamo notizie da parte della Regione Calabria e speriamo che siano delle notizie abbastanza veloci. Allora, abbiamo anche consegnato, è stato sottoscritto il contratto per quanto riguarda la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, quindi 350.000 euro che andremo, la ditta Galati l'altro giorno ha sottoscritto il contratto, quindi su questo aspetto voglio ringraziare la preside, voglio ringraziare l'ufficio tecnico, voglio ringraziare un po' tutti perché finalmente un finanziamento perso, siamo riusciti a riaverlo. Abbiamo completato anche qua quella parte burocratica molto lunga e molto difficile. Abbiamo firmato questa consegna dei lavori alla ditta, quindi a gennaio inizieranno i lavori. Sono lavori che andranno a migliorare le strutture scolastiche di Guarda Valle Centro e di Guarda Valle Marina. Guarda Valle Centro, l'esterno, l'interno, quindi i bagni, barriere architettoniche. In Marina si andrà a sistemare il campo, quello piccolo davanti alla scuola media, lo faremo in sintetico, quindi un campetto in sintetico per la scuola. E poi quello dietro dove c'è l'altra scuola, la scuola elementare, quell'altro campo basket, là sarà fatto anche in sintetico, sarà chiuso, sarà creata un'apertura esterna, così lo si potrà utilizzare anche ad uso dei cittadini e non solo ad uso scolastico. E quindi Guarda Valle Marina nel breve tempo di qualche mese avrà 3 campi in sintetico. E quindi questo viaggiare nei paesi vicini per andare a giocare, ragazzi, sta per concludersi. Finalmente anche noi avremo la possibilità di divertirci su questi terreni ormai all'avanguardia. Quindi sul discorso scuola abbiamo avuto anche attraverso il Ministero dello Sviluppo Economico. Per la sostenibilità e l'efficienza energetica abbiamo ricevuto 2 finanziamenti molto molto importanti, perché andremo a fare un risparmio notevole per le nostre scuole, quindi anche per le casse comunali, che sono un finanziamento di 122.402,60 euro per il centro storico per la scuola di Guarda Valle Centro, dove andremo a fare e a montare il fotovoltaico e poi anche le pompe di calore per le aule. Quindi questo è il primo finanziamento per Guarda Valle Centro, per la scuola di Guarda Valle Centro. Per la Guarda Valle Marina abbiamo 71.760 euro per quanto riguarda anche il fotovoltaico. Anche qua si aspettano solo i decreti, speriamo che questa lungaggine burocratica finisca presto, perché abbiamo già fatto le gare, abbiamo già le ditte che hanno vinto questi due appalti, quindi aspettiamo proprio il decreto per avere la garanzia che poi arrivino i soldi, perché se malauguratamente non arrivassero, sarebbero poi dolori per le casse comunali. Abbiamo anche ci siamo attivati con l'efficienza energetica sempre
per quel progetto un contributo per l'efficienza energetica in modo gratuito. Abbiamo già avuto tutto l'occorrente, ce l'abbiamo nel deposito, quindi con l'anno nuovo partiremo anche a cambiare alimentatori, condensatori, armature, arredi urbani, braccia a muro, e quindi andiamo ad utilizzare quelle lampade a risparmio energetico su tutto il territorio della Guardavalle del Celle della Vecchia, e quindi anche qua avremo un risparmio notevole. Allora, abbiamo avuto ancora, abbiamo fatto attraverso i fondi europei 2014-2020, politiche di coesione, attraverso la prefettura abbiamo presentato un progetto importantissimo per Guardavalle Marina, per una palestra multifunzionale per 1 milione d'euro. Noi l'abbiamo presentato il 14 d'aprile 2014, non abbiamo ancora notizie, però voglio dire, c'è anche questa attenzione da parte dell'amministrazione di realizzare a Guardavalle Marina una palestra multifunzionale. E abbiamo anche avuto un finanziamento di 19.000 euro attraverso il GALLA per quanto riguarda la segnaletica granitica per il percorso naturalistico Cascate dell'Assi in Guardavalle. Anche qua quindi è una gara che sta seguendo il GAL, ma abbiamo avuto già, ho firmato io subito la convenzione, e quindi il 28 di novembre del 2014, e quindi abbiamo anche questa opportunità per quanto riguarda il territorio. Si è pensato anche molto al discorso sociale. Noi avevamo già fatto una convenzione il 31 luglio del 2014 con la parrocchia di Santa Cazio Martire per la concessione della ex asilo materno di Via Roma, perché c'era stata una richiesta da parte della parrocchia di Santa Cazio Martire con il sacerdote pro tempore Don Angelo Comito, per avere quella struttura per realizzare una casa di riposo per anziani. C'è stata anche una raccolta firme di quasi 500 anziani del nostro territorio. Era una pratica che ci siamo ritrovati qua sul tavolo del sindaco incompleta e ferma. Noi abbiamo pensato che era una cosa meritevole di essere presa in considerazione, lo abbiamo fatto, l'avevamo approvata già il 31 di luglio del 2014, c'erano degli atti ancora da sistemare, e quindi siamo riusciti a concretizzare il tutto. Nel consiglio comunale del 22 di dicembre è stata riproposta, e quindi abbiamo fatto questa concessione in comodato alla parrocchia di Santa Cazio Martire. Con l'anno nuovo, in tempi brevissimi, si realizzeranno 8 posti letto per i nostri anziani, che non dovranno andare a girare per la Calabria per trovare un luogo sicuro, e soprattutto averlo qua nel proprio comune, vicino ai propri cari, vicino ai propri affetti personali. Sicuramente è qualcosa di straordinario. Noi l'abbiamo valutato, il Consiglio Comunale ha votato all'unanimità questa nostra richiesta, e quindi di questo io sono molto contento. Quindi anche questa è una situazione che andiamo a concretizzare. Allora, abbiamo poi un altro aspetto a cui voglio un attimino soffermarmi, che riguarda un po' la situazione che riguarda il sociale. Sul sociale abbiamo lavorato anche tantissimo, perché siamo riusciti ad avere anche dei finanziamenti da parte della Regione Calabria, del Dipartimento 10, quindi settore politiche sociali, finanziamenti fermi dal 2010. Abbiamo lavorato veramente molto bene, siamo riusciti ad avere finanziamenti mirati alle fasce deboli, quindi anziani, disabili, donne in stato di difficoltà, minori in stato di disagio e famiglie in stato di difficoltà. Quindi abbiamo lavorato con impegno, abbiamo anche dato l'aiuto, il sostegno e la guida per quanto riguardava anche degli accessi al credito sociale a favore proprio di coloro che versano in situazioni di temporanea difficoltà, attraverso la Regione Calabria, dove dava un contributo di 10.000 euro a fondo
quasi a fondo perso praticamente, e quindi diciamo che abbiamo anche qua dato quella vicinanza alla fascia debole del comune di Guardavalle. Abbiamo anche, quindi abbiamo fatto l'assistenza domiciliare agli anziani e disabili, tuttora in corso. Siamo riusciti a creare un punto prelievi a Guardavalle Marina e a Guardavalle Centro, e di questo voglio ringraziare il responsabile dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. Facciamo i prelievi sulle strutture nostre comunali il primo giovedì del mese e il terzo giovedì del mese. Quindi anche questo è un aspetto importante che sicuramente è meritevole di essere menzionato. Si è lavorato anche sul discorso della banda larga, c'era questa possibilità di essere inseriti su questo banda ultra larga, che è proprio finalizzata alla realizzazione di reti di nuova generazione e la diffusione anche tra la popolazione di servizi integrati di comunicazione elettronica in linea con le direttive europee in materia. Anche qui abbiamo partecipato, siamo rientrati. Ho firmato l'accordo di programma il 13 di novembre del 2014, ho visto che già i lavori sono iniziati, quindi anche fra qualche giorno arriveranno nel nostro territorio. Come inizieranno i primi di gennaio la metanizzazione anche a Guardavalle Centro, un progetto iniziato nel 2000, no, nell'84, 82-84. Quindi parliamo quasi di 25 anni, finalmente siamo riusciti attraverso atti del Consiglio Comunale a completare questa penosa anche vicenda, quindi a gennaio avremo questi lavori di metanizzazione per quanto riguarda il centro storico, ci sarà anche una predisposizione per Guardavalle Marina, penso che siccome stiamo parlando di progetti ormai ultra 25 anni, diciamo che sicuramente poi ci sarà un progressivo miglioramento anche per le aree della Marina, perché questo era un progetto che all'inizio era solo predisposto per i centri storici. E quindi anche questa è una cosa molto importante. Allora, c'è anche, lo dico anche perché è giusto che lo debba dire, c'è anche la gara per quanto riguarda il potenziamento di loculi al cimitero. Si realizzeranno altri 25 posti loculi al cimitero che purtroppo continuano ad essere utilizzati. E su questo aspetto permettetemi di fare un saluto col cuore per tutte quelle persone che stanno soffrendo, che soffrono in silenzio, che dimostrano tanta forza, ne conosco tantissimo, ne conosciamo tantissimi della nostra comunità, persone che con queste gravi, gravissime malattie hanno una forza e una abnegazione veramente notevole. Io, in modo personale, ma penso anche come amministrazione comunale, come consiglio comunale, siamo vicini a queste persone che soffrono in silenzio. Ce ne sono tantissime, i malati, gli anziani che sono isolati e abbandonati, insomma, tutte quelle fasce deboli che sicuramente meriterebbero una maggiore attenzione. Noi ce la metteremo tutta, saremo vicini a tutte quelle che ne hanno bisogno, a tutte quelle che riusciremo ad avvicinare. Che dire, finisco perché anche questo aspetto negativo che sicuramente non so neanche io come giustificarlo, vorrei, però è giusto che vi debba informare. Vorrei informarvi appunto delle continue richieste di risarcimento danni provenienti da privati per incidenti verificatisi, secondo quanto dagli stessi sostenuto, a causa della cattiva manutenzione delle strade. Ci ritroviamo sicuramente oggi con una rete viabile che richiede interventi di manutenzione e la difficile situazione finanziaria dell'amministrazione comunale non consente di intervenire come dovrebbe. Tuttavia, le continue richieste di risarcimento non sembrano giustificate. Va infatti segnalato anche un certo malcostume che induce a richieste di risarcimento esorbitanti,
ovvero del tutto infondate, contro le quali come amministrazione resisteremo in giudizio e verificheremo con il massimo scrupolo la necessaria correlazione tra le condizioni delle strade ed i danni lamentati, denunciando altresì alle autorità giudiziarie eventuali abusi. Ma la cosa più pericolosa è che queste continue richieste di risarcimento danni rischiano di far fare un tracollo alle già provate finanze del comune. La nomina di legali per resistere in giudizio o il pagamento del risarcimento stesso in caso di sentenza di condanna, con le ulteriori spese legali, determinano infatti un aumento considerevole delle spese per l'ente. Con questo cerco di farvi capire che se anche fosse vero che sono necessari degli interventi in alcune zone, speculare su ciò non è un bene per nessuno di noi. Dovrebbe indurre il cittadino cosciente a prestare la massima attenzione. Il nostro paese è la nostra casa, non è né del sindaco né degli amministratori. E a chi non è mai capitato di avere un incidente nella propria casa perché qualcosa era fuori posto? Ma non per questo abbiamo richiesto i danni. Io vi chiedo, cari cittadini, questo: cercate di considerare il vostro paese come la vostra casa, e se inciampate su una mattonella rotta non ve la prendete con il vostro padre, ma cercate di capire che ha provato a ripararla ma non avevi i soldi per rifare il pavimento nuovo. E non dite di essere inciampati là per chiedergli dei soldi, che gli sarebbero potuti servire per la famiglia o per rifare proprio quel pavimento. Rispettate anche voi il vostro paese, la vostra casa. Non speculiamo su queste cose. Non vorrei certo dare i soldi della comunità ad un cittadino più furbo. Solo insieme potremo riuscire a risanare questo comune. E quando un sindaco riceve queste lettere, due in due giorni, dove mi vengono richiesti come risarcimento danni una a 5.000 euro e una a 15.000 euro, un sindaco subisce un'umiliazione doppia, un'umiliazione che ti fa capire che fare l'amministratore bisogna avere passione, però la passione poi te la fanno passare, perché uno può anche cadere, per l'amor di Dio, succede, però speculare no. E abbiamo notato che in tutti questi anni il comune di Guardavalle ha pagato un sacco di soldi per risarcimenti danni, qualcuno vero, ma tutti gli altri falsi. Noi andremo fino in fondo. Scusatemi questa mia chiusura in questo momento particolare di festa, però era giusto voi, cari cittadini, sapere che ci sono anche queste situazioni antipatiche. Che dirvi? Grazie Guardavalle Online per questa vostra grande disponibilità che mi avete dato per poter entrare nelle case attraverso questa forma importante, ormai ce l'abbiamo tutti nelle nostre case, è una possibilità dove poter capire e sentire quello che ha fatto un'amministrazione comunale. Quindi, che dire, vi auguro un fine anno pieno di spensieratezza, pieno di sorrisi, e un anno nuovo pieno di salute, pieno di obiettivi da raggiungere, e soprattutto un anno ricco di serenità, e soprattutto un anno foriero di lavoro, quello che manca a tutti. Grazie e buon anno a tutti.